Lo Strillone, la locandina parlante de Il Nuovo Giornale, acquistabile in versione cartacea o tramite QR code. In questa edizione, Barbieri Tarasconi al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Piacenza, nelle interviste di Filippo Mulazzi a confronto su 6 punti chiave per il futuro della città. Il 26 è la giornata mondiale contro la droga. Mentre la tossicodipendenza cambia volto, l'associazione La Ricerca, con il presidente Enrico Corti, rilancia il suo impegno. Il Vangelo rende liberi. Il ricordo di Don Guerrino Barbattini. Generazioni di giovani lo indicano come la loro guida. Premio Solidarietà per la vita al carabiniere Domenico Bombini. Negli scout ha imparato a credere nell'aiuto degli altri. Rientra dalla sua visita pastorale in Etiopia il vescovo Adriano. Venerdì 24 giugno esce in edicola, nelle parrocchie e nelle case, anche lo speciale Sant'Antonino, dedicato alla festa del patrono di città e diocesi. Il premio Antonino d'Oro va al professor Pierpaolo Triani, nel segno dell'impegno per l'indicazione del cammino sinodale della Chiesa. Padre Pierluigi Macalli, per 2 anni prigioniero dei fondamentalisti islamici in Africa, racconta la sua avventura. Il 3 luglio sarà a Piacenza.